Ciao, mi chiamo Stefano Palandri e niente, ho cominciato questa passione sport che è il BMX Flatland qui a Roma e quando avevo 15 anni. Questo è uno sport che nasce negli Stati Uniti, precisamente in California nel 73 e consiste in evoluzioni varie fatte su queste biciclette, sulle pedane, diciamo, evoluzione più che altro sul flatland, quindi sul piano. A Roma non siamo mai stati più di 4-5 persone, è uno sport molto individualista, diciamo, non c'è molta aggregazione intorno a questa cosa, a questa disciplina. Da 6 anni provengo da una scuola che è la vecchia scuola, l'old school, che parte dagli anni 80, anni 90, quindi diciamo mi sono fermato a quel tipo di cose là, di evoluzioni. In realtà questo sport ha subito delle evoluzioni negli ultimi anni e c'è proprio una seconda fascia di bikers, diciamo, che fanno delle cose anche totalmente diverse, quindi né meglio né peggio, però tecnicamente forse più evolute. Io, diciamo, mi collego con quel tipo di esibizioni, di performance che andavano più negli anni 90, diciamo, quindi c'è stata un'evoluzione. Questo è uno sport poco praticato rispetto ad altri perché ci vogliono almeno un paio d'anni per imparare a fare delle cose. È molto bello all'inizio come attrattiva perché la bici, il mezzo è molto bello e lo sport in sé è visivamente molto attraente, però uno compra la bici, comincia e non prima di un anno si riescono a fare pochissime cose, quindi all'inizio uno cade davanti alla gente, quindi spesso molti mollano anche per quello, uno si vergogna, quindi e ci vanno 1 o 2 anni per cominciare a fare delle cose. Pobre, 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 pobre.